Dunque, ieri pomeriggio l'abbiamo scampata bella perché avremmo potuto avere anche purtroppo una seconda tragedia. È andata benissimo perché c'è stato un incidente, a parte un po' di protezioni di velte, e diciamo nessuno si è fatto male. Praticamente circa le 18 del pomeriggio, una persona alla guida di un enorme pick-up provenendo da strada Madonna Marina, non sappiamo le motivazioni, correva troppo, ha evitato qualcuno, non lo sappiamo. Ha praticamente travolto completamente le protezioni, come potete vedere l'immagine della ciclabile di Via del Boschetto, ed è andato addirittura, ha buttato giù parte della recinzione del noto cantiere che sta realizzando il supermercato in Via del Boschetto. Ma non finisce qui perché evidentemente non si è fermato, perché c'è tutto il segno della gomma. E si è fermato quasi, diciamo, a metà via del Boschetto, dove c'erano praticamente, dove c'è all'inizio, dove ci sono gli istituti di riposo. E noi siamo passati una ventina di minuti dopo, c'era la polizia locale e la polizia di Stato. Al momento non sappiamo se il ragazzo era, diciamo, alterato da qualche cosa. C'era un ragazzo lì con la polizia, un ragazzo giovanissimo, così apparentemente se era lui la guida. Un giovane di forse qualche anno più di 20 anni, ma non di più. E poi ripercorrendo quella via ciclabile, in questo momento c'è sempre tantissima gente, famiglie, bambini in bicicletta. Per fortuna in quel momento evidentemente non passava nessuno. Questo è tutto quello che sappiamo. Non sappiamo se il ragazzo, sicuramente gli è stato fatto diciamo, la prova del palloncino. Non sappiamo al momento altro, eventuali aggiornamenti ve li daremo nella giornata di oggi.